Ci sono più regioni che hanno fondamentalmente il rischio puntuale sopra 1, altre regioni ce l'hanno sotto l'1, ma in realtà magari comprendono l'1 nel margine inferiore. Vedete che ci sono delle regioni a rischio alto, questo vuol dire che ovviamente i loro sistemi sanitari sono sotto stress, indipendentemente dallo scenario, e come vedete gli scenari sono in larga parte scenari di tipo 2, quindi vuol dire un RT che è superiore all'1, tra l'1 e l'1,25. Lo scenario di tipo 3 è uno scenario dove l'RT è superiore all'1,25. In questo caso, vedete, attualmente nello scenario di tipo 3 sono presenti la Val d'Aosta e sono presenti la Campania. L'insieme di questo quadro fa concludere che l'incidenza è ancora molto elevata, anche se in lieve calo, comunque lontana dalla soglia di sicurezza, che è quella di maggior sicurezza, che è quella dei 50 casi per 100.000 abitanti per settimana. È una curva che è caratterizzata da una decrescita lenta e da un forte sovraccarico dei servizi ospedalieri. Ricordo il 41% delle terapie intensive saturate e il 44% delle posti letto di area medica. E questo ovviamente richiede da una parte da un segnale che le misure stanno funzionando, dall'altra da un segnale che occorre ancora mantenere grande attenzione e grande perseveranza per poter riportare la circolazione del virus a livelli più contenuti, così da consentire un completo tracciamento di ogni caso.